Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Giorgia e sono una makeup artist. Oggi farò un makeup dedicato ai miei primi 1000 iscritti, quindi grazie di cuore a tutti quelli che mi stanno supportando, a tutti quelli che si sono iscritti al canale. Sono morsicata la lingua. Dicevo, grazie mille a tutti veramente di cuore. Continuate a sostenermi, diventeremo una big family. E ora iniziamo col trucco. Ho già fatto skincare, ho già messo creme, robe, cose, ok. Ora vado a mettere questo primer di Primark, che è tipo fantastico. Non me l'aspettavo. Non me lo sono sbruzzata in faccia. Ora sì. Sa di estate. Stupendo, mamma mia, lo amo. Ora, prima di iniziare tutto il makeup, ho l'onore finalmente di provare il Viper di Nabla. Me l'ha prestato una mia amica perché a lei non è piaciuto e mi ha detto giustamente: Gio, prima di comprarlo provalo, che magari anche a te non piace. Quindi finalmente per la prima volta andrò a provare il Viper di Nabla. Volevo ringraziare Sharon per avermelo prestato e, dato che non è mio, oggi lo andrò ad applicare con un pennellino. In caso dovesse piacervi, sarà sicuramente il prossimo acquisto. Nel frattempo io guarderò di qua, perché questo pezzo lo registro anche per una recensione per TikTok e quindi mi giro verso il telefono, però dai, mi perdonerete. Ok, sta iniziando leggermente a pizzicare, però per ora è molto sostenibile la cosa, sopportabile, come si dice. Ora proseguiamo con il make-up. Io inizio praticamente sempre dalle sopracciglia. Sto cercando di trovare il mio equilibrio con questi due prodotti, Brow Freeze di Anastasia e la Pomade di Anastasia. Forse sto iniziando a trovare un equilibrio, ovvero anziché mettere prima questa e poi questa, faccio il contrario. Quindi questa la uso per pettinarle dopo e questa per disegnarle. Io nel frattempo mi sono abbassata perché ho messo un cuscino sotto il sedere proprio per non essere così bassa. Ma si è completamente appiattito perché è un cuscino in memory, ha fatto tipo... Quindi è come se non lo avessi messo. Ok, questo è il disegno delle mie sopracciglia. No, non riesco a guardarmi così giù. Stoppo un attimo tutto, faccio un change di qualcosa e torno subito per continuare. Ok, ho tipo abbassato tutto, mi sono avvicinato, ho fatto un po' di zoom... Boh, mi sembra meglio. Cioè, sono più tipo centrata. Mi dà fastidio però che si tagli qua. Devo cambiare sedia. Vabbè, per oggi perdonatemi. Sono solo a 1000 iscritti, a 100.000 migliorerò. Comunque, dicevamo, Brow Freeze Anastasia. Prendo un po' di prodottino. Lo lavoro sul tappo. Ho visto il tutorial proprio sulla pagina Instagram di Anastasia. Poi faccio così per prendere bene tutte le ciglia, le sopracciglia, e poi le ritiro in su e dovrebbero fissarsi. Ok, l'unica cosa è che si spantega un pochino la forma, quindi la pomade sotto, facendo questo dopo, però prima non mi piace l'effetto, quindi diciamo che mi accontento, anche perché tanto poi io vado a scontornare le sopracciglia con il fondotinta stile 2012, quindi diciamo che mi va anche bene. E dimenticavo, vengono tipo appiattite per fissarle meglio. Poi vado a mettere questo fondotinta di Zoeva, di cui ho fatto una recensione su TikTok, quindi se volete la first impression la trovate lì. Stavo guardando l'orario e io tra non molto devo uscire, e poi stasera però ho un compleanno ma non torno a casa, quindi pensavo, dato che poi sto in giro tutto il pomeriggio, non voglio fare già il make-up di stasera, perché ora di stasera ho paura che non sia più
perfetto e deve essere perfetto. Quindi farò la base per il make up di stasera. Poi metto un pochino di correttore e utilizzo questo qua cushion di Wycon, l'Instant Cover Concealer. È stupendo, copre tantissimo, infatti a volte metto anche solo questo senza il fondotinta. È veramente pazzesco, lo adoro. E dura molto, cioè rimane proprio bene sulla pelle, si fissa, cioè top. Poi prendo ancora un goccino di fondo e da qui lo sfumo bene anche sul collo. Dal computer ho un colore strano, però dal vivo non sono così, giuro. Dal vivo vi giuro che sono di un colore normale. Magari è il dietro, il colore dietro che mi... Vediamo se cambio tipo... È ancora peggio. No, non cambia nulla, quindi rimetterò il mio amato fucsia. Fisso con questa di Maybelline, la Fit Me, che è matte, cioè vabbè, ovviamente opacizzante, e aiuta a levigare i pori, tipo in queste zone. Io vado con la sua spugnetta, che c'è proprio all'interno qua sotto, a fare queste zone, che sono quelle in cui vorrei proprio la levigatura, che non so se vedete, cioè qua sembra tipo un effetto blur, come se avessi usato un pennello Photoshop. E fisso così anche un po' il contorno occhi. E poi per il resto del viso invece fisso con un pennello normale da cipria. Penso che il Viper abbia fatto effetto, quindi ora vado a registrare l'ultimo pezzettino del reel. Allora, devo essere onestissima, io non vedo l'effetto plumping, non lo vedo con nessun prodotto rimpolpante, volumizzante che ho provato. Non mi dispiace, cioè le labbra sono belle distese, belle diciamo rimpolpate, quindi solo non le vedo volumizzate, le vedo un po' più rosse qua e ok, non lo so, voi che dite? Sì, no, dai, un pelino sì. Ok, allora, vado a scaldare il mio incarnato con la Hoola di Benefit. A me l'ombra del contouring piace molto molto marcata, quindi non giudicate. In tutto questo c'è un vento fuori, vorrei farvi vedere. Comunque vi assicuro che anche le riprese dal telefono, cioè io non sono di questo colore come lo vedete voi. Spero che poi sia una roba di OBS e non delle riprese in sé, perché cioè non lo so, mi guardo lì e sono veramente... non sono così, ve lo giuro. Provo a tenere accese un attimo queste luci, cioè teoricamente non sono l'ideale, però... forse peggio, io non lo so, ma sono tipo di un sottotono verde. Ora prendo un pennellino da sfumatura e prendo sempre la Hoola e vado a ricreare l'ombreggiatura, diciamo, delle mie ossa, quindi cioè tipo qui qua seguo proprio la piega e porto un pochino verso l'alto. Un pochino di blush, utilizzo questo di NYX che adoro, infatti ci ho fatto il buco, e ne metto proprio poco poco qui, quindi diciamo un po' sullo zigomo e leggermente sulla guancia. Spruzzo su tutta la mia base per fondere bene le polveri al fondotinta e alla pelle. Questo spray di Essence, che è idratante e illuminante, al cocco, quindi anche lì buonissimo.
Ok. E mentre la base è ancora leggermente umida, con un pennellino da illuminante, vado a mettere questo illuminante di Natasha Denona, che è meraviglioso. Lo metto un pochino anche sul naso, che mi piace l'effetto. Sulla palpebra mobile, verso l'angolo interno, per fare una specie di punto luce. Super importante, piega ciglia. Mi si era scaricata la Sony, quindi nel frattempo ne ho approfittato per cambiarmi, perché tra tipo un quarto d'ora devo scappare. Ora metto un pochino di mascara e utilizzo questo qui di Maybelline, lo Sky Eye, che è qualcosa di strepitoso. Ora non farà un effetto pazzesco perché è praticamente finito. Sulle labbra vado a contornare un pochino con questa matita nude. E poi ci passo sopra con questo di Essence, che è il What The Fake, che ha all'interno mentolo e acido ialuronico. Mi piace molto perché ha sempre un effetto un po' rimpolpante, lucidino, tiene labbra molto idratate, cioè io non ho praticamente più pellicine. Se devo fare un confronto con il Viper, va via molto prima. Quindi forse anche solo per quello vale la pena prendere il Viper, non lo so. Cioè, nonostante non fosse proprio il risultato che mi aspettavo, voglio comprarlo. Mi è piaciuto lo stesso. Allora, in realtà io ero pronta, ma mi è venuta voglia di mettere questo Shiny Bronzer di Wycon, che è un po' che non mettevo, giusto un pochino, che mi dà sia un pochino di colore che mi aggiunge luminosità e glitter su tutta la faccia. E dato che è una cosa che io adoro alla follia, voilà. Ok, allora, avrei voluto farmi i capelli mossi, ma con il vento che c'è oggi pomeriggio non sarebbero durati nulla, dato che siamo all'aperto. Quindi oggi pomeriggio metterò il cappellino e niente, questo è il mio trucco soft da sabato pomeriggio. Ora vi farò uno swift e vedrete il mio trucco rielaborato in modalità sera, tenendo comunque questa base. Fatemi sapere se le due tipologie di trucco vi sono piaciute, io vi mando un bacione enorme, grazie ancora per avermi fatto raggiungere la soglia dei 1000 iscritti, siete veramente fantastici, vi amo, grazie, 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 mille volte grazie, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!